A Fornoli, in una splendida giornata settembrina, la CRI di Bagni di Lucca ha inaugurato in piazza Aldo Moro la nuova Fiat Panda destinata ai servizi sociali svolti sul territorio. L'auto è stata acquistata con un importante impegno economico nell'obiettivo di ammodernare il parco auto che nei prossimi mesi vedrà anche l'arrivo di una nuova ambulanza di tipo A per l'emergenza. Ad inaugurare il mezzo insieme al presidente Nicola Conzani, Moreno Fabbri, presidente dello scorso consiglio direttivo che aveva avviato l'acquisto del mezzo sostenuto dal comitato con fondi propri. Proprio Conzani, eletto nuovo presidente del comitato di Bagni di Lucca a maggio, ha parlato dell'impegno per il territorio della Croce Rossa. Sì, è veramente un impegno perché questo è un mezzo che serve per raggiungere tutte le parti del nostro comune, un mezzo che però deve essere guidato dai volontari e il ringraziamento va a loro perché ogni giorno portano persone qua e là negli ospedali, negli ambulatori ed è veramente un vanto e un piacere per noi essere al servizio della popolazione. Di servizi e di impegno di Croce Rossa e dell'importanza di questi investimenti ha parlato anche il dottor Fabio Costa, direttore della zona distretto Valle del Serchio dell'ASL Toscana Nord-Ovest. Una macchina che raggiunge praticamente tutti i posti più impervi delle nostre zone per un servizio importante che è quello del sociale, quindi l'accompagnamento delle persone più svantaggiate a scuola e nei centri diurni della nostra Valle del Serchio.